Pamela Lyndon Travers avesse visto la seconda versione Disney di Mary Poppins, con le canzoncine e i cartoni animati, sarebbe rimasta probabilmente ancora più schifata che dopo aver visto la prima. La vezzosa e bellissima Poppins disneyana, interpretata prima da Julie Andrews negli anni 60 e poi da Emily Blunt ai giorni nostri, con le loro forme perfette e il loro sorriso a 64 denti, non ha nulla a che vedere con la segaligna bruttina e inquietante Poppins dei libri di Pamela, con piedi e mani enormi, naso perennemente arricciato e l'offesa facile. Probabilmente fu Mary Shepherd, illustratrice dei ben 8 romanzi su Mary Poppins scritti da Pamela Lyndon Travers, a dare le giuste fattezze alla magica tata che l'autrice, figlia di madre suicida e padre alcolizzato, creò ispirandosi a una sua terrificante zia. Gli sceneggiatori della Disney edulcorarono e semplificarono la figura di Mary Poppins, tagliando tutti i riferimenti esoterici e iniziatici. A ben guardare, se volessimo darne una lettura complottista, potremmo quasi pensare che la vera ragione per cui Disney per 20 anni corteggiò la Travers per farsi dare i diritti e le fece incredibili concessioni tanto sulle royalties quanto sul suo benestare finale alla sceneggiatura, la vera ragione, dicevamo, fosse che Mary Poppins doveva essere resa innocua perché pericolosa per le giovani menti ancora non manipolate dal sistema. E se Disney già allora faceva, come si vocifera oggi, parte dell'elite globale, forse aveva ricevuto un espresso ordine dai suoi compari. Ma la Travers, nonostante avesse già ceduto i diritti, si oppose fino all'ultimo al radicale cambiamento che la Disney aveva inflitto al suo personaggio e tentò perfino di bloccarne l'uscita nelle sale, dopo aver assistito alla prima, alla quale peraltro dovette imbucarsi, poiché Disney non l'aveva invitata. Pamela, il cui vero nome era Helen, nacque in Australia e, rimasta orfana, si diede al teatro per sbarcare il lunario, come si dice. Fu così che a 25 anni giunse in Inghilterra e cominciò a scrivere poesie. Ma a 35 anni improvvisamente cambiò genere e da quel primo romanzo sulla tata magica più famosa del mondo ne seguirono altri 7 che le diedero una fama al di là di ogni aspettativa. Mary Poppins è in realtà una guida spirituale che accompagna i bambini in un percorso iniziatico, sta sulla soglia tra i mondi e ne è guardiana. La si potrebbe definire a buon diritto una inquietante, terrificante, intransigente sciamana. La Travers, infatti, come altre scrittrici dello stesso periodo, come Gabriella Mistral, per esempio, Catherine Mansfield, Maria Montessori, fu studiosa di filosofia zen, di buddismo, di tradizioni native e soprattutto fu discepola del maestro spirituale Gurdjieff. In Inghilterra la sua formazione avvenne presso il poeta William Butler Yeats, che a quell'epoca era gran maestro dell'ordine ermetico della Golden Dawn. Fu la stessa Pamela a dichiarare che Mary Poppins nacque immersa in quella cultura ermetica e teosofica. Lei scompare e ricompare, si muove in volo tra le dimensioni, parla con gli animali, si sdoppia negli specchi, non appartiene a nessun mondo ma li attraversa tutti, manipola gli elementi, è una iniziatrice in grado di comunicare con gli antenati e di praticare guarigioni miracolose. Nel romanzo più iniziatico della serie, Mary Poppins apre la porta, gli insegnamenti iniziatici e i chiari riferimenti esoterici sono numerosi per chi li sa cogliere. Smorzarne l'aspetto oscuro significa proprio eliminare gli strumenti essenziali di cui i bambini necessitano per ricordare chi sono, ossia esseri divini, come aveva teorizzato 30 anni prima Maria Montessori nel suo famoso metodo. Pamela Lyndon Travers lasciò il corpo a Londra a 97 anni. La Scuola delle Donne è lieta di offrire la lettura integrale di 3 dei romanzi del ciclo Mary Poppins, con l'intento di restituire a questa figura di maestra e saggia tutta la pienezza e la profondità di insegnamenti che le è stata tolta da Hollywood.
Di seguito, un'edizione recente, Burr 2019 di Mary Poppins, tradotta da Marta Barone, e poi, a seguire, due edizioni storiche Bompiani degli anni 60, tradotte da Letizia Bompiani di Mary Poppins Ritorna e Mary Poppins Apre la porta. Da Devana, buon ascolto.